Allora, Matte, tu avevi comprato il go-kart, però cioè, per che cosa? Perché? Tu sei partito da quello come percorso? Sì. Ma perché? Cioè, stavi uscendo da una relazione o che cosa? Mi ero lasciato da una settimana, quindi è stato Ah. proprio ad hoc. Ok, e poi da lì è iniziato con una coaching, poi il corso weekend a Roma. Ok, questa è una cosa molto, molto figa. Io apprezzo molto il discorso emozioni, come sai. Emozioni negative versus emozioni positive. Quando è che hai imparato a capire che, insomma, le emozioni che tu fai provare a una ragazza devono essere sia negative sia positive, cioè dare una, dare l'altra? Cioè, quando è che l'hai capita questa cosa? Allora, l'ho capito, insomma, veramente dalla mia ultima relazione, non quella finita, ma quella che è iniziata, insomma, da poco, da Ok. un mese circa. Perché? Perché avevo davanti a me, insomma, una donna molto forte, molto sicura di sé e che mi metteva in difficoltà praticamente in ogni momento, quasi, no? Sempre sul filo del rasoio. Insomma, gestire una donna forte non è comunque facile, non è facile per diciamo, l'uomo medio, ma ora che sono, insomma, skillato, diciamo che ce l'ho fatta. E ho capito questa cosa perché? Perché secondo me l'importante è che la ragazza percepisca il fatto di poterti perdere. Questo per me è fondamentale, perché fin quando lei non prova questa sensazione, magari di abbandono, uso una parola un po' forte, però del fatto che se lei, tra virgolette, si comporta male, tu puoi non esserci e tu soprattutto puoi avere altre possibilità. Questa secondo me è la cosa più importante, perché se lei ti percepisce come un uomo che, ok, non ci sei tu, io ce ne posso avere altre 10, questo ti dà valore, ma fa capire anche lei sia il tuo valore e sia la tua importanza. Assolutamente sì. Emozioni positive, emozioni negative. Quando tu capisci che devi dare un'emozione negativa e quando capisci che devi dare un'emozione positiva, secondo la tua esperienza? Cioè, il quando dire, Sì. Secondo ok, questa volta qua però no, devo dare una roba diversa. me, o almeno io, insomma, non lo decido. Cerco sempre di bilanciare, però mi voglio spiegare meglio. Cioè, per emozione negativa, io non intendo ovviamente trattare male la ragazza, assolutamente no. Ma intendo magari farla ingelosire, farle capire che ho altre situazioni. E questo per me è una cosa fondamentale. Per esempio, ecco un aneddoto simpatico che, insomma, ricordo sempre, poco prima di mettermi con la mia ragazza quando la stavo frequentando, insomma, lei è di Pescara. Io sono andato a Pescara con un mio amico, non appositamente per lei. In realtà sono andato per lei, ma l'ho fatta passare così. Diciamo, Bravissimo. il centro di Questa è già Pescara. tutta strategia. Bravissimo, Il centro ok. di Pescara è molto piccolo. Ok. E lei è passata e ha visto a me ed il mio amico in set con due ragazze. E questo magari per molti potrebbe essere una cosa negativa, per me è stata una cosa strapositiva, perché lei mi ha visto, se n'è accorta e ha, diciamo, visto con i suoi occhi che comunque io, se voglio, ho possibilità. Ok. Poi ovviamente la donna ingigantisce sempre da una chiacchiera sembra che ho fatto sesso per 10 ore, insomma, non stop. In realtà era solo una chiacchierata. Però il fatto che lei mi abbia visto in quel momento ha causato in lei una reazione importante, secondo me, in quel momento della conoscenza. Sì. Ovviamente non stavamo insieme, ma ci stavamo frequentando. La cosa che più mi fa proprio sorridere è di come sta utilizzando. Ecco, utilizzato strategie che possono e sono poi agli occhi dell'uomo medio assolutamente irrilevanti, ma che fanno veramente una gran differenza quando tu non fai capire a lei che vai in quella città per lei. È tanta roba questa qua, questa è tanta roba, è tanta roba. Io sono assolutamente d'accordo con te, emozioni negative anche, ecco, tempistiche, cioè ti è mai capitato di far provare di Scusa, Steve, Ti è ho perso. capitato di dare emozioni negative quasi subito ad una ragazza ad inizio conversazione?
No, ad inizio no, però dopo un po', insomma, dopo poco. Però ecco, poi questo qui è quello che penso io, insomma, secondo me è Vai. molto importante nella prima parte della conoscenza. Dopo che inizia una relazione, secondo me, ovviamente le cose cambiano. Ok, assolutamente sì. Va bene, grazie Ale. Anzi, no, ultime due domande. Sì. Le più difficili. Vai. Cioè, io mi miglioro in ambito sentimentale. Qual è che è stata? Cioè, è stata la fine della relazione oppure tu già da prima avevi in mente di migliorarti perché già ci conoscevi? Cioè, qual è che è stata la scintilla? Diciamo che questo mondo, ma il mondo della crescita personale mi ha sempre affascinato. Ok. Avevo già pensato, insomma, di prendere qualcosa con voi, però poi, insomma, ero fidanzato, quindi mi sono detto, se un giorno finirà la mia relazione, farò un qualcosa con Playlover, perché è una cosa che voglio fare, insomma, e poi così è stato. Ok, qua ce ne sarebbe da dire, però vabbè, siamo stretti. In che modo, cioè in questo caso, Playlover ti ha aiutato? Cioè, in che modo ti ha migliorato? Cos'è che ha fatto Allora, Playlover? diciamo che ho capito molto in coaching l'importanza appunto di scegliere la ragazza e non farsi scegliere. Questo era un qualcosa che io non avevo mai capito, ti dico la verità. Perché magari tu vedi la ragazza carina che ti dà attenzioni, ma in realtà è lei che ha scelto te. Tu poi ci stai Chiaro. perché lei è carina, ma non perché veramente ti piace, perché ha quelle caratteristiche che a te, diciamo, fanno girare la testa, ok? Sì. E ho invertito un po' sto paradigma. Ok, beh, che poi da lì c'è tutta una conseguenza chiaramente in positivo. Grazie Ale. Ciao Steve. Alla prossima, ciao, grazie mille.